Mamma, che magia quest'ora! Guarda come si insinua all'esterno! Luna all'interno! Mamma, adesso le chiamiamo tutte! Luna interno! Luna esterno! Dai! Pazzesco, ha capito! Ha capito! Luna interno! Mamma mia, che emozione! Non ci credo, ho capito il fondamento dell'interno esterno sulle curve! Sembra come quando dicevi a Charizard, Charizard lancia fiamme! Mamma mia, ho capito davvero! Domani non se lo ricorda più! Attento! Mamma mia, che rischio! Pensa che vento. Bene, ripartiamo qua da in cima al colle con 14.6 gradi. Enduro per loro. Enduro, attenzione. Super Adventure. Il 390 è una moto veramente versatile con cui potete fare di tutto. Il 390 Adventure. Lo puoi trasformare quando vuoi. E questo è il lato che scende verso Brianson, guardate lì, che figata, veramente. Poi con questa luce qua al tramonto è qualcosa di veramente spettacolare. Luna interno. Incrociano le traiettorie. Guarda che si vede giù tutto, che non arriva nessuno, possiamo guidare anche all'inglese. Luna interna tu? Mamma, che magia quest'ora! E diranno, ecco, siete andati nell'altra corsia! A parte che non c'è la riga metà, quindi si può. E poi oltretutto, dall'alto si vede che non sta salendo veramente nessuno, quindi... Luna esterna, mi butto io all'interno! Incredibile, ha capito la dinamica esterno-interno! Cos'è questa roba? Un trike. Un trike. Guarda, che strana quella. Un trike. Sì. Mai visto. Guarda come si insinua all'esterno. Luna all'interno. Mamma, adesso le chiamiamo tutte. Luna interno. Luna esterno! Dai! Pazzesco, ha capito! Ha capito! Luna interno! Mamma mia, che emozione! Non ci credo, ho capito il fondamento dell'interno esterno sulle curve! Luna interno! Luna esterno! Guarda come si butta dentro nello spazio! Luna interno! Sembra come quando dicevi a Charizard, Charizard lancia fiamme! Luna esterno!
Mamma mia, ha capito davvero! Domani non se lo ricorda più. Attento! Mamma mia, che rischio! Ero troppo emozionato! Domani non se lo ricorda più, ma oggi ha capito! Ah! Ho preso un dosso! Io stavo finendo nel campo! Non so con quale gioco di prestigio sono rimasto sulla strada. Luna esterno! Luna interno! Luna, dimmi che sta lampeggiando ancora di verde la 360, perché altrimenti sono bestemmie. Lampeggia, sì, di verde. Ok, meno male. Dai, almeno un video decente l'abbiamo fatto. Sì, ma perché è bellissima la strada. Ehi, questo sì, questa merita veramente tanto. Soprattutto a quest'ora, secondo me farli a quest'ora è la cosa più bella in assoluto. Cioè, se avessimo avuto tempo, avremmo potuto farla anche, cioè, scendere e salire. Ma sono le 7. Ed è, mica, pensa che bella salire. Sì. L'avevamo fatta l'anno scorso, ma c'era un po' di traffico. Luna, esterno! Luna, esterno! No, ho sbagliato. E incrociano le traiettorie come nei videogiochi. Guardala qua che si butta all'esterno. Dovremmo fare giri in moto dalle 6 di sera in avanti. Quando in strada non c'è più nessuno e ti puoi veramente divertire. Cioè, ma non perché vai forte, ma perché puoi guidare più spensierato, ecco. Potrei mettere la quarta, ma sentire la terza che scoppietta è troppo bello. Mamma, come si butta dentro! È una pista tutta per loro! Adesso sì, che ci si diverte. Magari se si mette anche la quarta dopo la terza è meglio. Apre tutto! Ma non lo raggiunge? Mi basta fare due curve fatte un po' più forte delle altre per perderti. E lo sai che pecco un po' in discesa? Pecco, pecco. Ah, ci sono i passerottini qua. Pensa che fortunati questi. Hanno qua una strada così bella. Sì, questo è veramente tanta roba, te l'ho detto. Questo e il Galibier, secondo me, sono i due passi più belli della Route des Grandes Alpes. Guarda anche a destra tutti i pinnacoli sdrucciolevoli. È vero. Fans, guardate com'è tutta frastagliata la montagna.
Questo di solito succede quando le rocce sono calcaree e quindi tendono molto a modellarsi con l'erosione. E chiudiamo qui la rubrica Eros per l'informazione. Dovete sapere, Franz, che lui da piccolo non guardava i cartoni animati, guardava i documentari. Beh, io guardavo anche cartoni animati, ma guardavo veramente tantissimi documentari, sì, questo è vero. Beh, ma penso non ci sia niente di brutto a essere, tra virgolette, nerd. L'unico che ho guardato volentieri, tipo l'anno scorso, è stato quello sulla savana, sui leoni. Ah, sì, era molto bello quello. Bene, fans, diciamo che la parte più bella dell'Isoard l'abbiamo passata. Spegni la GoPro perché... Spengo la GoPro? Sì, non rimane tanto spazio e dobbiamo usarla tutto domani. Ciao fans, siamo in cima al Col dell'Isoard. Questa è Luna che sta patendo il freddo. Sì, perché questa è per il fine video, quindi deve essere in verticale. Quella di prima era per fare magari durante il video, quindi era orizzontale. Siamo in cima al Col dell'Isoard. Spiegazioni a Luna tecnico-tattiche sui video. Sono le 7 di sera, non c'è praticamente più nessuno.